Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a costruire quella lì, e cioè una Cigar Box Guitar. Siccome il video è abbastanza lungo, bando alle ciance e sigla! La chitarra che andremo a costruire oggi, perché di chitarra sostanzialmente si tratta, è realizzata in collaborazione con Gabriele di Controvena. Infatti, qualche mese fa, quando io non avevo ancora il banco Sega, gli avevo chiesto di costruirmi una scatola in legno, gli avevo dato qualche misura di massima e l'avevo lasciato libero di creare la sua scatola. Infatti, come vedete, ha quel suo tratto distintivo che sono gli inserti in diagonale. Vi lascio il link qui sotto del suo canale per andare a vedere sia il video riguardante la costruzione della cassetta che il modo per creare appunto questi inserti. Quindi, come avrete capito, la prima cosa che vi serve è appunto una cassetta in legno. Le dimensioni non sono particolarmente importanti, basta che ovviamente non sia enorme, altrimenti diventa ingestibile, o troppo piccola, come andremo a vedere, che non riesca a contenere il manico. Quindi mettiamo un attimo la scatola da parte e andiamo a vedere il resto del materiale che ci serve per costruire la nostra cigar box. Vi assicuro che è davvero poco. Allora, innanzitutto serve il manico. Io vi consiglio un legno duro, in questo caso io ho trovato un bellissimo pezzo di noce, per cui utilizzerò questo, ma quello che vi consiglio sono appunto acero, più economico c'è il faggio, insomma comunque legni duri. Questo perché? Perché pur avendo tre corde, una cigar box, la tensione delle corde provocherebbe l'incurvatura del manico a lungo andare, per cui ad esempio utilizzare pino o abete non è proprio il massimo, ma per provare, se volete provare, potete tranquillamente farlo. Se non erro, la prima che ho costruito io aveva appunto il manico in abete e poi si è piegato. Comunque, vediamo oltre alla scatola e al manico cosa ci servirà come materiale per andare a costruire la nostra cigar box. Allora, le prime cose che vi dirò sono cose necessarie. Ovviamente serviranno le corde. Esistono mute apposta per cigar box, quella che prendiamo noi però è una muta più comune a 6 corde. E è una scalatura 0-12, vi lascio comunque poi nella descrizione tutte le grandezze delle varie corde di questa muta per acoustic guitar. Quali corde andremo a usare lo vedremo poi dopo quando andremo a montarle nella cigar box. Serviranno tre meccaniche come questa o similari, comunque tre meccaniche di una qualsiasi chitarra, delle barre filettate, qua ce ne sono un po' perché non ho ancora deciso quale utilizzare, probabilmente utilizzerò l'M8 cromata, comunque è una scelta prettamente estetica, e un paio di dadi per andare a fare poi il ponte e vedremo anche quello come farlo. Serviranno poi tre viti, o tonate o cromate, vedremo poi come detto che stile dare alla nostra cigar box. Un piezo elettrico e un jack femmina, stereo o mono è indifferente, tanto comunque lo collegheremo mono, in quanto l'uscita del piezo elettrico logicamente sarà mono. Dopodiché, le cose che vado a dirvi adesso sono cose opzionali, se volete seguire il progetto vi serviranno. Vi serviranno quindi 4 fret o tasti. Vi farò vedere anche questi più nello specifico cosa sono e perché li utilizzo in questo caso. 4 angolari simili a questo, che daranno comunque un aspetto più vintage alla scatola, e 6 rivetti. Passiamo ora a prendere le misure del manico, che sono la cosa a cui dovete stare più attenti, perché se sbagliate quelle, ovviamente la chitarra non suonerà. Infatti, pur essendo uno strumento, come vi dicevo, povero e di facile costruzione, deve rispettare alcuni canoni, altrimenti le note che voi andrete a fare non saranno quelle esatte. Prima di proseguire vi do ancora un attimo qualche nozione importante per capire di cosa poi andremo a parlare e lo farò utilizzando la mia vecchia cigar box. Allora, innanzitutto questa parte qua si chiama capotasto o nut, mentre qui troveremo il ponte o bridge. Sono gli unici due punti in cui, ovviamente non suonando la chitarra, le corde toccano lo strumento. La distanza tra ponte e capotasto è detta scala. Questa è la cosa che dovrete decidere inizialmente prima di andare a costruire la vostra cigar box. Io vi consiglio un 650 mm, tuttavia se vorrete ad esempio cambiare scala, come nel caso di questa cigar box, vi lascio qui sotto il link ad un sito in cui inserendo la vostra scala vi verranno date le posizioni di tutti questi tasti qui. A proposito, questi si chiamano appunto tasti o fret. Ultima cosa da tenere conto è, decisa la scala, lasciare abbastanza legno da questo lato per poter montare le meccaniche e dall'altro, se volete, come nel mio esempio, attraversare tutta la scatola per poi andare ad inserire le corde.
Andando un attimo sul pratico, andiamo a vedere le misure che ho preso io. Innanzitutto ho preso il coperchio della mia scatola e l'ho posizionato sul mio manico. Ho lasciato 3 cm di spazio qui in uscita e me lo sono andato a segnare e mi sono segnato anche la fine della scatola. A questo punto, avendo deciso di fare tra nut e ponte una distanza di 650 mm, ho controllato che il mio ponte andasse a finire logicamente in un punto della scatola favorevole, per cui posizioniamo qua vicino il nostro coperchio, quindi prendiamo questo che sarà il nostro ponte e andiamo a posizionarlo esattamente qui, in corrispondenza dell'inizio dei 650 mm, ed è una posizione ottima. Andiamo indietro, andiamo a 650, che è esattamente qui, e qui andrà posizionato il mio nut, per cui ho ancora circa 13 cm per fare la mia paletta dove andare appunto a mettere le meccaniche. Quindi se volete replicare il mio progetto, in tutto il manico è lungo 87 cm. Come prima cosa, quindi, decisa la lunghezza del manico, dovremo andare a creare lo scasso nella scatola per alloggiare appunto il manico. Per cui andiamo a cercare il centro della nostra scatola, che in questo caso è da 200 mm, quindi andiamo a marcarci il centro sia qui che qui e andiamo a vedere com'è fatta la nostra scatola. In questo caso ha un piccolo bordino anche qui sopra, quindi andrà tagliato sia questa parte del bordino che questa parte qui per alloggiare appunto il manico e far sì che il manico arrivi al pari della cima della scatola. Bene, tolto quindi il bordino dalla scatola, andiamo a posizionarla sopra il manico e vediamo che logicamente non è ancora al livello del top della scatola. Lo andremo a ottenere tagliando lo spessore che rimane della scatola dal manico. Per cui andiamo a misurare quanto è, ci riportiamo da un lato del manico la misura che abbiamo fatto prima, cioè dove deve terminare il coperchio della scatola. E questo è lo spessore della scatola che ho appena preso. Quindi dovremo andare giù di tanto così. Logicamente stessa cosa alla fine del coperchio della scatola. Tra qui e qui verrà inserito il nostro coperchio. Questo è lo scasso, spero che si veda, che andremo a fare sul manico. Per farlo ho deciso di utilizzare la troncatrice, quindi vado a spostare questo piccolo scontro. Spostato lo scontro, quando io abbasserò la troncatrice, questa vite che è regolabile andrà imbattuta. Per cui adesso, regolandola all'altezza che mi servirà, prendendo come misura logicamente la profondità che mi serve, riuscirò a fare dei tagli ripetuti alla stessa altezza e a tagliare via la parte di manico che non serve. Thank you.
io direi che si può proseguire con la costruzione della paletta. Cosa sono questi due segni? Questo segno qui è il segno del nut, dove io andrò a posizionare poi la mia barra filettata, mentre questo è uno spazio di buono, chiamiamolo così, dove andremo poi a mettere queste viti che aiuteranno le corde a essere guidate verso la meccanica. Le meccaniche ovviamente andranno messe in questa parte della paletta, che però al momento è troppo spessa e ho bisogno quindi di fare uno scasso. Di solito si lasciano un centimetro, io quando ho un manico così largo ne lascio un po' di più, ne lascio circa 13 mm. Ora al banco sega andrò a togliere tutta questa parte che non serve. Bene, andiamo a vedere adesso quindi come posizionare le meccaniche e quindi dove fare i fori. Questa linea, come abbiamo detto, è il capotasto o nut. Le tre corde che andremo a mettere dovranno avere, le due esterne, una distanza di 6 mm dal bordo per consentirci un minimo di suonabilità. Quindi andiamo a farci i segni, che sono questi qua che avevo già fatto precedentemente, mentre ovviamente la terza è al centro, quindi questa sarà la posizione delle nostre tre corde. A seconda delle meccaniche che avete, dovrete andare a posizionarle almeno provvisoriamente per vedere di farcele stare tutte. Ora, queste qui ho calcolato che il foro del perno andrà fatto a un centimetro dal bordo, per cui vado a disegnarmi due linee ai lati a un centimetro. Ok, queste due linee sono quindi le linee dove andranno fatti i tre fori. L'unica accortezza in questo caso è di non metterle troppo vicino al capotasto, altrimenti avrete poca corda poi per gestire questa meccanica. Quindi mettetevi al centro della paletta, mi segno dove andare a fare il primo foro indicativamente, quindi ad esempio qui. Dopodiché ho calcolato che per farci stare tutta la parte della meccanica dovrò mettere gli altri a una distanza di 3 cm più o meno. Molto bene, perché ho lasciato questa parte qui? Perché come vedete le corde, questa qui ad esempio sarà più esterna del perno della meccanica, questa anche, e anche questa tenderà a piegare. Quindi noi abbiamo bisogno di tre vitine messe in questa posizione che portino la corda a essere dritta fino al capotasto e a piegare solo dopo la vite, altrimenti la corda rischierebbe di fare questo lavoro sul capotasto e spostarsi continuamente. Partendo dalla corda più grave, che sarà questa qui, vediamo che la corda dovrebbe fare così e andare intorno al nostro perno, per cui andremo a posizionare a poca distanza la nostra vite, a un paio di millimetri. Questa corda dovrà andare qui, per cui dovrà fare così e questo lavoro qui, per cui in questo caso piegherà da questo lato, quindi la nostra vite la metteremo esattamente qui. Infine questa invece dovrà fare questo lavoro, per cui la vite andremo a metterla, arrivando la corda da questo lato e dovendo piegare a questo modo, la andremo a mettere qui. Prima di posizionare queste viti però vado ad ammorbidire questa parte, perché così squadrata non mi piace. Questa è una di quelle cose che se volete potete non fare, potete anche lasciarla così. Thank you.
non serve molto, serve soltanto come incavo per non fare andare in giro per tutto il manico questo qui, anche se in verità con la pressione delle corde starà già qui nella sua posizione, però così è una cosa in più che vi consiglio di fare. Sul fronte della chitarra, dove verranno inserite le corde, rispetteremo le stesse distanze, per cui andremo a segnarci i nostri 6 mm di distanza dal bordo, sia da un lato che dall'altro, e andremo a metterci al centro dei 3 cm che ho lasciato, per cui esattamente qui. Allora, anche qui c'è il modo più semplice, per cui fate 3 buchi e li lasciate così, passando la corda poi da sotto, andrà ad incastrarsi. Altrimenti fate come faccio io, ma non è indispensabile, e mettete dei rivetti. Questo semplicemente perché così la corda non rovinerà il legno a lungo andare. Logicamente 2 rivetti sono troppo lunghi, per cui uno dei 2 va tagliato. Dopodiché va fatto il foro grande per il rivetto e questi basterà un po' di colla per fissarli al legno. Per concludere le lavorazioni riguardanti il manico, manca la stondatura del retro. Anche questa è una cosa che, se volete, potete non fare, ma se avete un manico come il mio, che è spesso 3 cm, vi consiglio di farla. Io andrò ad utilizzare una fresa con anello in battuta, raggio 9,5, gambo 8. L'alternativa, come sapete, è l'olio di gomito. Questo tipo di fresata sul manico è il risultato di tante prove che ho fatto, perché mi soddisfa sia esteticamente, perché dà una certa linea con questo scalino sul manico, ma non impedisce la buona suonabilità, perché qui comunque rimane stondato. Se dovete fare delle prove, mi raccomando, fatelo su pezzi di scarto, perché lavorare direttamente testandolo su un pezzo magari di legno pregiato con cui state facendo il manico potrebbe essere un errore. Finito quasi del tutto il manico, passiamo alla scatola. La scatola potrebbe anche rimanere così, ci sono delle cigar box bellissime con una linea molto pulita. A questa però voglio aggiungere un paio di caratterizzazioni. Una sicuramente è il foro per la cassa armonica. Volendo fare una cigar box che possa essere suonata anche in giro, un minimo di cassa armonica, visto che la scatola lo consente, essendo abbastanza profonda, secondo me gli va fatto. Qui c'è il manico, quindi andremo a fare un foro qui e quasi quasi gliene farò anche un secondo qui. Inoltre, una delle scelte può essere appunto mettere delle mappe e una chiusura. L'altra, come ho intenzione di fare io, più semplice, è inchiodare il coperchio alla scatola una volta concluso. Lo farò con 4 viti agli angoli, che magari esteticamente non saranno il massimo, per cui andrò a mettere degli angolari che ho preso a pochi euro, che andranno a coprire le viti e daranno quel non so che di scatola vintage. Altre cose non ne faremo, se non preparare la parte del piezo elettrico all'interno. Comunque andiamo per gradi. Ora andrò a rifinire i fori appena fatti con il rifilatore e una fresa raggio 3,2 con cuscinetto. Questo, come i più attenti vedranno, è un jack stereo, non mono come la sorgente che stiamo andando a collegare. Tuttavia non è granché importante, basta che colleghiate il caldo sul centrale e il negativo a massa.
quanto riguarda il piezoelettrico, annegatelo pure nella colla a caldo. Questo perché? Perché vi eviterà tantissimi feedback, soprattutto se invece che usare una scatola di legno andrete ad utilizzare una scatola di metallo. Allora in quel caso assolutamente, alcuni addirittura lo chiudono in un tappo di bottiglia con un po' di stagnola, perché effettivamente il piezoelettrico raccoglie qualsiasi rumore ci sia in giro, per cui abbondate pure con la colla. Andiamo a riprendere il nostro manico che avevamo lasciato un attimo da parte. Cosa manca al manico? Vabbè, innanzitutto, logicamente, manca il montaggio delle meccaniche che andremo poi a vedere. Tuttavia, la cosa importante a cui dovete porre attenzione, come vi dicevo, è andare a marcarsi i vari fret alle distanze corrette. Per farlo vi lascio un link qui sotto al video dove, a seconda della scala che scegliete, vi dà la posizione esatta dei vari fret. In ogni caso, se invece decidete di seguire il mio progetto, vi vado a dire adesso dove sono posizionati i fret che andremo a marcare. Noi marcheremo il terzo, il quinto, il settimo e il dodicesimo. Ricordatevi che le distanze che adesso vi dirò vanno prese dal centro del capotasto. Sono il terzo, che è posizionato a 103,5 mm, quindi andiamo a marcare 103,5, 163 mm, 216 mm e 325 mm. Il manico con queste misure dei tasti segnati a matita andrebbe già bene così. Infatti è una chitarra che avrà un'action talmente alta da poter essere suonata unicamente con il bottleneck, e vi farò vedere poi cos'è. Tuttavia, visto che li ho, andrò a posizionare 4 fret che in questo caso avranno unicamente una funzione estetica. Per limare i fret ed evitare che ci si apra le dita mentre si suona, bisogna innanzitutto avere una lima con un lato liscio per andare dal lato del fret senza rovinare la tastiera e limarlo. Dopodiché, alla fine, tutti quelli che costruiscono cigar box, alla fine si costruiscono questo jig, che altro non è che un jig che serve per essere passato sopra la tastiera e limare i fret senza stare ad impazzire con lime e limette. In modo molto rapido. Vedete, il fret da così, con lo spigolo vivo, deve diventare con uno smusso a rientrare, in modo che non dia fastidio. Un piccolo trucco del mestiere che usano tantissimo i falegnami in qualsiasi occasione è qui torna particolarmente utile. Se andate troppo profondi, come in questo caso con il taglio per inserire il fret, basterà inserire un pochettino di colla, ma proprio un'idea, dopodiché buttarci sopra un po' della polvere del legno del manico che avete appena tagliato. Guardate, non è ancora asciugata e praticamente è già sparito tutto e avete un lavoro praticamente perfetto. Thank you.
Bene, non ci rimane che mettere le corde. Io mi trovo bene con queste corde qui, con questa scalatura. Vi lascio tutto nelle info. E di tutte le corde che ci sono dentro, che sono ovviamente 6, io di solito prendo la sesta, la quarta e la terza. Vi faccio vedere come inserirne una, poi logicamente le altre vanno di conseguenza. Infiliamo la corda dentro al rivetto, ecco qui, e la tiriamo fino in fondo. Una volta arrivati qui andremo a mettere il nostro nut. Potete dare un punto di colla, altrimenti anche solo posarlo lì, infatti con la scanalatura che abbiamo fatto non si muoverà da lì. E poi cominciamo. Questa è la corda meno grave, quindi come abbiamo detto passerà esternamente alla vite che abbiamo messo e andrà a mettersi in questo modo. Per la corda centrale invece passeremo in questo modo e per la corda più grave passeremo esternamente alla vite e andremo a fare questo lavoro. Vi faccio vedere come mettere correttamente la nostra corda, per cui arriveremo in questo modo, faremo almeno un giro, dopodiché andremo a infilare la testa nel nostro foro. A questo punto è possibile girare la meccanica facendo scorrere la corda con le sue spire al di sotto di quelle che abbiamo appena messo, come state vedendo. Da questo lato ovviamente dobbiamo andare a inserire il nostro ponte, che in questo caso è fatto da una piccola barra filettata con due dadi. Andiamo a posizionarlo più o meno sulla nostra chitarra, dopodiché andiamo a misurare che la distanza tra il ponte e il nut sia esattamente quella che abbiamo scelto, in questo caso 650 mm. Anche lui, se vorrete, potrete incollarlo con un paio di punti di colla alla scatola. Fatelo però dopo un po' che la state suonando, perché potrebbe essere da muovere leggermente e in quel caso avreste rovinato probabilmente la scatola con la colla. L'accordatura delle Cigar Box Guitar è un'accordatura di tipo aperto. Senza andare troppo nello specifico, per facilitarvi il lavoro, vi posso dire che le tre corde vengono accordate in un modo che, suonando le corde senza fare nessun accordo, avremo comunque un accordo. Quale accordo avremo dipende come viene accordata. L'accordatura più classica delle Cigar Box Guitar è G-D-G, per cui andiamo a vedere che la corda più grave, come vedete, è un G, un Sol. La corda centrale è un D e l'ultima corda è un altro Sol. Suonato a vuoto abbiamo un accordo, che è l'accordo di Sol. Bene, la chitarra è pronta, non ci resta che andarla a provare. Avendola costruita in questo modo, questa Cigar Box viene suonata con questo, che è un bottleneck. Sostanzialmente è un cilindro di vetro in questo caso, ma esistono anche di metallo, ceramica e mille altri tipi. Vi lascio qualche link qua sotto. Per sentirne il suono sia in modo naturale che amplificato, metterò il mio registratorino qua davanti e spero che renda giustizia allo strumento. Ok, adesso proviamo l'elettrica. Se perdonate il mio inglese, vi faccio sentire che non ci si suona solo blues. Reach out and touch your fate. Cause you know where I'll be found when I come around.
Ragazzi, starei a suonarla per ore. Comunque è venuta veramente bene, sono molto contento, sia esteticamente che come suono, spero siate riusciti a sentirla decentemente, è veramente una figata e vi ci divertirete un sacco. Questa cigar box che ho costruito in collaborazione con Gabriele andrà messa all'asta su eBay. Infatti, oggi, se ci avete seguito su Instagram, ci avete anche visto che eravamo appunto negli uffici di eBay insieme a Brico Bravo per partecipare a questo evento dedicato all'associazione Fata Onlus. Infatti, abbiamo costruito qualche cosina che andrà sia in regalo direttamente all'associazione che si occupa di bambini disagiati, sia appunto tramite eBay all'asta sul sito. Per cui sarete voi a decidere quanto effettivamente donare con le vostre offerte all'associazione Fata Onlus. Insieme a quello che siamo andati a costruire oggi, appunto, ci sarà questa chitarra qui. Per cui portatevela a casa, mi raccomando, non fate i taccagni. Per noi direi che è arrivato il momento di salutarci, per cui ricordatevi un mi piace se vi è piaciuto, create la vostra cigar box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!